Recuperare e migliorare le periferie urbane di Campobasso, la rete di distribuzione energetica nella frazione di Santo Stefano sarà convertita a gas metano. La frazione di Santo Stefano a Campobasso a breve potrà contare sulla conversione a gas metano della rete di distribuzione, più sicura in termini di continuità del servizio perché connessa alla rete nazionale e regionale di trasporto del combustibile e più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico rispetto ad altre fonti energetiche alternative. Per gli amministratori a Palazzo San Giorgio, l'erogazione del metano nella frazione alle porte del capoluogo va nella direzione di recuperare le periferie urbane. Si dà seguito a un impegno importante assunto da parte di Italgas, sicuramente, ma si mostra anche concretamente l'attenzione verso la periferia. Santo Stefano, in questo senso, è un esempio di quello che stiamo tentando di fare, cioè di recuperare l'attenzione verso i problemi meno visibili, ma non meno importanti rispetto a quelli del centro. Tenete conto che queste aree sono state per molti anni, diciamo, oggetto di poca attenzione per tante ragioni e stiamo cercando di recuperare prima di tutto la comunicazione con queste periferie e poi con l'attenzione dovuta anche di recuperare il gap infrastrutturale che si è creato. Ciò che è importante è che in questo momento per noi è basilare e garantire la continuità e l'affidabilità dell'erogazione, che ovviamente in altre circostanze non sarebbe garantita. Italgas ha avviato le attività per la conversione a metano della rete di distribuzione della frazione. I dettagli dell'investimento sono stati illustrati dall'amministratore delegato Carlo Salamone assieme all'innovativa tecnologia P-Carro, che avrà il compito di controllare la rete comunale per individuare con tempestività eventuali dispersioni di gas. Questa è una tecnologia che adottiamo già da qualche anno, grazie a un accordo con Picarro. È una tecnologia che abbiamo importato dalla California e adesso Italgas la sta usando su tutto il territorio italiano con l'esclusiva per l'utilizzo in Europa. Grazie a questa tecnologia che prevede un'analisi dell'aria, grazie a una spettrografia, riusciamo a captare le fughe gas anche a 200 metri di distanza. Una volta individuata, grazie al GPS, localizziamo la zona, poi andiamo con lo zainetto manuale e l'utente riesce a proprio individuare il punto esatto da cui abbiamo la dispersione gas. In alcuni casi abbiamo trovato anche delle dispersioni all'interno dell'abitazione dell'utente.